Cristo si è fermato a Eboli è un romanzo autobiografico dello scrittore Carlo Levi, scritto tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1944. Il libro ebbe subito un grande successo e raggiunse ben presto la fama in tutto il mondo. Sotto il regime fascista, tra il 1935 e il 1936, lo scrittore fu condannato al confino a causa della sua attività antifascista e dovette trascorrere un lungo periodo in Basilicata, prima a Grassano e poi ad Aliano, dove ebbe modo di conoscere la realtà di quelle terre. Al ritorno dal confino, Levi, dopo aver trascorso un lungo periodo in Francia, scrisse il romanzo nel quale rievoca la sua esperienza in terra lucana. Cristo si è fermato a Eboli, racconta la scoperta di una realtà diversa, quella dei contadini del Mezzogiorno, fuori dalla storia e dal progresso. Riassunto dell'opera. Il romanzo si apre con il protagonista Carlo Levi, che arriva ad Aliano, che nel libro prende il nome di Gagliano, accompagnato dal suo cane Barone e scortato da due carabinieri. È stato infatti confinato qui, in questo paese sperduto in provincia di Matera, tra i monti della Lucania, perché è ritenuto oppositore del fascismo. Inizialmente trascorre i primi giorni in casa di una vedova. Tra le persone che conosce ci sono il podestà Don Luigi Magalone, i due medici del paese, il dottor Gibilisco e Melillo, donna Caterina Magalone, sorella del podestà, Don Giuseppe Traiella, il parroco del paese, e il Becchino, che lavora nel cimitero dove Levi trascorre molte ore della sua giornata dipingendo, sorvegliato da un carabiniere. Poi si trasferisce in un'altra casa fuori paese. Qui il protagonista si trova a proprio agio, perché è lontano dagli sguardi inquisitori del podestà. Levi assume come domestica Giulia Venere, madre di figli illegittimi, ritenuta una strega da tutti gli abitanti del paese perché sapeva curare le malattie con incantesimi. Dopo la diffusione della notizia che il confinato è un medico, i contadini, che non ripongono alcuna fiducia nei due medicacciucci, come vengono chiamati in paese Gibilisco e Melillo, lo chiamano spesso per avere una consulenza medica. Carlo all'inizio è riluttante, ma poi inizia a interessarsi, come medico e uomo, delle loro misere condizioni di vita. Con l'arrivo della primavera, Levi riceve una lettera che gli comunica la morte di un parente e ottiene dalle autorità il permesso di tornare a Torino per alcuni giorni. Egli vede ora la città con occhi diversi perché la realtà del meridione lo ha profondamente cambiato. Ritorna quindi ben volentieri a Gagliano. Qui lo attendono però alcune novità. Giulia non è più la sua domestica e Don Traiella è stato cacciato per aver celebrato la messa di Natale ubriaco. La conquista dell'Etiopia gli riconsegna in anticipo la libertà. Tornato a Torino, Carlo scrive questo libro che racconta la sua esperienza in terra lucana. Analisi dell'opera. Come abbiamo detto all'inizio del video, i contadini di questa terra non appartenevano ai comuni canoni di civiltà, ma erano inseriti in una storia diversa, con un sapore magico e pagano, una storia nella quale Cristo non è mai arrivato. L'immersione nella realtà sociologica del confino daliano e la conseguente analisi dei ritmi della tradizione rurale, con particolare riguardo ai suoi rapporti con lo Stato italiano, porta, grazie alla grande capacità osservativa dello scrittore pittore, a una profonda analisi della questione meridionale, raccordando l'arretratezza a una incapacità storica di comprensione reciproca tra un nord e un sud profondamente divisi nel tempo e nella storia. L'autore evidenzia l'incolmabile distanza che separa il contadino lucano dallo Stato, che egli considera un'entità astratta, incomprensibile,
minacciosa contro la quale l'unico atteggiamento possibile di difesa è la rassegnazione. Nell'opera di Levi si possono sentire forti analogie con il filone di narrativa neorealista, sia per la puntuale documentazione, sia per l'aspetto sociologico che essa presenta. Il testo è costituito da generi diversi ed omogenei. Dal genere di carattere memorialistico l'autore passa a quello diaristico, al saggio storico e sociologico, e lo stile è quello della meditazione e della descrizione di personaggi e paesaggi. Nel 1979 dal romanzo è stato tratto il film omonimo per la regia di Francesco Rosi e interpretato da Jean-Marie Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari, Irene Papas e Antonio Allocca.